Siamo questa mattina in via dei tribunali qui a Napoli, dove stamattina una esplosione ha svegliato l'intero quartiere. Intorno alle 2 di questa notte un ordigno ha fatto saltare in aria una buona parte della porta, delle imposte della famosissima pizzeria Sorbillo. Le indagini delle forze dell'ordine sono dirette in tutte le direzioni, chiaramente la matrice camorristica è la più seguita. Un attacco praticamente ad un commerciante storico, un marchio di fabbrica della città. Avete mai avuto avvisaglie in quest'area? Ma diciamo che negli ultimi periodi, anzi da qualche anno a questa parte, si può dire che questa è una delle zone più tranquille, probabilmente anche tra le più vigilate e sorvegliate. Sicuramente insomma un attacco del genere non fa bene a Sorbillo, come non fa bene a tutti noi commercianti, anche perché questi attacchi intimidatori diciamo alla fine sicuramente lasciano il tempo che trovano, perché poi giustamente insomma io mi auguro che si venga a capo di quella che sia stata poi insomma che sia stato praticamente il mandante, non so chi, qualunque situazione, però fondamentalmente diciamo che poiché è già capitato 5 anni fa e si viene a riproporre insomma di nuovo, queste sono sicuramente le situazioni che vanno riviste e sicuramente insomma bisogna far sì che chiaramente non avvenga più, non accada più, perché poi giustamente insomma ripeto ci rimette non solo Sorbillo ma tutto il quartiere e tutti noi commercianti. Nel centro storico l'ennesimo attentato a una pizzeria simbolo di sviluppo, ci sono altre realtà non solo a Napoli ma in Italia, il mondo del lavoro non può non solo essere solidale ma coeso, attento, perché contrastare la legalità è uno dei fattori di fondo se vogliamo invertire una possibilità di sviluppo, ma noi dobbiamo anche essere fiduciosi che le forze sane di questa città sanno reagire e si può sconfiggere sicuramente chi pensa di intimidire con atti criminali un'attività economica come questa, un'attività simbolica. Ecco perché è giusto stare qua. Senza legate al commercio, perché su questo voglio denunciare un drammatico segno meno, che soprattutto nell'ultimo anno è una mancanza di attenzione alla figura di Gino, che è veramente il simbolo di questa Napoli forte, che produce di un sud pieno di dignità, una solidarietà fortissima, un abbraccio fisico e soprattutto la consapevolezza che questo episodio, nei gravi danni ma con la solidarietà, viene già superato, ma soprattutto ci fortifica rispetto agli obiettivi di legalità e di giustizia importanti che dobbiamo realizzare. Gino Sorbillo, un marchio di fabbrica, viene colpita la città praticamente. Siamo tutti colpiti, ma siamo tutti quanti quindi anche pronti a reagire e lo stiamo già facendo in queste ore.